ad Assen, terza gara del Mondiale Superbike 2012. Assen è una pista molto bella, storica, seppur corretta nel layout negli ultimi anni, ha mantenuto delle caratteristiche molto interessanti nelle chicane molto veloci. Ha questo problema di un clima abbastanza bizzarro e vario, per cui bisogna essere pronti un po' a tutto. Per esempio, giusto 2 minuti fa ha fatto una spruzzata d'acqua, poi è uscito il sole, asciugato immediatamente. Ecco, succede spesso che piove un po' in modo differenziato lungo la pista, quindi puoi avere dei tratti asciutti e dei tratti che rimangono bagnati. Quindi per questa gara abbiamo portato 3 tipologie di posteriori slick per la Superbike: l'SC1, che è il nostro riferimento morbido, questa specifica si chiama R300, che abbiamo provato anche a Imola, e l'SC2 in caso di condizioni più fredde e quindi di usure un po' più marcate sul pneumatico posteriore. Quindi diciamo che abbiamo i 2 estremi di gamma e una soluzione che dovrebbe funzionare al centro. Abbiamo visto a Imola ha avuto un suo successo, ma dobbiamo rivederla. Normalmente per 2 o 3 gare noi insistiamo nel verificare una soluzione, perché dobbiamo vederla in condizioni diverse, su piste diverse, e vedere quanti piloti si abituano anche alla soluzione. Dopodiché decidiamo se proseguire con lo sviluppo della stessa o meno. In questo caso, ai test di Imola del lunedì, abbiamo provato questa soluzione contro altre 3 nuove e abbiamo promosso altre 2 in funzione di queste, che arriveranno per esempio a Donington e poi ad Aragon. Quindi questo è un po' il movimento dello sviluppo durante la stagione. Sugli anteriori abbiamo 2 soluzioni, sono le 2 anteriori standard SC1 e SC2, normalmente qui ad Assen usiamo la 1. Importanti anche su queste piste chiaramente sono intermedi e rain. Questa è la gomma da rain, chiaramente è un full wet, quindi deve piovere e deve rimanere un certo spessore d'acqua sulla pista al fine di poter utilizzare questo disegno, che è una mescola anche molto morbida. Nel caso della pista si vada ad asciugare, questo viene distrutto abbastanza velocemente, ed è per questa la ragione per cui contiamo anche su un intermedio, che è proprio la gomma un po' speciale per Assen, perché nel caso vada ad asciugare o la pista sia bagnata solo in parte, si può decidere se utilizzare l'intermedio dietro e tenere un rain davanti, oppure andare addirittura con uno slick sul posteriore e un intermedio sull'anteriore. Finito questo lavoro ad Assen, passeremo poi a Monza, dove ci vedremo e vi racconterò quali cose abbiamo, perché Monza è una pista molto particolare, un po' come l'Australia, quindi richiede delle gommature diverse, mentre Donington, essendo in Inghilterra a maggio, ci può dare ancora qualche sorpresa, tipo questa di una primavera un po' tarda, un po' tardiva, e quindi dobbiamo essere pronti un po' a situazioni di ogni genere.